Okay. Merda, scusate. Sì. Come cacchio supponi che mi possa interessar? Cosa? Sono i magnifici mosi. C'è il segno e le storie stesse. Uno giusto! È una merda orrenda. Arne comunque ha un passato difficile, e questo si vede molto bene anche dal suo aspetto fisico proprio. E io doppiandolo ho veramente cercato di entrare in sintonia con questi suoi trascorsi difficilissimi di droghe, droghe liquide, droghe solide. Amico, com'è? Ci stai dentro? Jason, diciamolo, è un bravo ragazzo, ci sa fare, si farà in un certo senso, scusate, però ha bisogno di un supporto, ha bisogno di una voce maschia, una voce esperta, una voce che sappia modulare delle emozioni che vanno un po' oltre il suo infantilismo, lo voglio dire. Noi ci sbronziamo, fagli vedere ste! È un extra dry! È stata subito simbiosi con Stan, perché lui ha questo modo di comportarsi, di parlare proprio anche nella vita. Spesso usciamo insieme e lui ha questa tendenza a dire: "Ehi, tipo, che cacchio fai?" Che subito mi ha conquistato, conquista anche le ragazze. Spesso lo mando avanti perché lui, insomma, fa breccia sulle ragazze, specialmente sulle ragazze scandinave. E io poi mi infilo di conseguenza e raccolgo le briciole. Sembra divertente! Ciao ragazzi, è tutto ok? Io sono Arne, ora vi racconto la storia di un tipetto che conosco, cioè Terkel. Mi fai andare alla rampa dopo cena? No, Tarkel, non stasera, ci dobbiamo alzare presto domani, quindi devi restare a casa. Beatrix e Leon non sarebbero stati male come genitori, se solo fossero riusciti a andare un po' più d'accordo. Non stiamo discutendo, stiamo litigando, chiaro? No. Ah, non stiamo litigando! No. Sì? No. Sì? No. Sì? No. In classe con Terkel e Jason c'erano anche due classici bulletti, Stan e Saki, che passavano l'intervallo a prendere in giro Doris, una loro compagna piuttosto cicciottella. E con un preciso destro, Doris, oggi sei più chiattona di ieri. Meno cicciosa di E domani? non sai quanto sarai lardosa. Dopodomani. Dopodomani. Dopo domani? Aspetta. Non l'ho visto. E con un preciso destro, Doris, oggi sei chiattona Meno di lardosa di ieri, ma ieri e vaffanculo. più merda di domani. E con un preciso destro, Doris, non hai idea di quanto sei. Ma vaffanculo. E con un preciso destro, Doris, non hai idea di quanto sei chiattona di ieri, di domani e di dopodomani. Volevo solo darti dire che a me piace leccare la fiction. Mi vedi da lontano, più belli non ce n'è. Calzoni di velluto a coste e capelli lunghi. Le donne vanno matte per uno come me. Ballo con le tipe e le lascio mezze morte. Ho fighe dappertutto, io mi tirano la giacca e gridano: Arne è un super figo.
Ok, ne facciamo altre due in alternativa, solo un pelo più, suggeriva Faso, come un po' nell'originale, un po' più... Queste sono un po' più sussurrative. È un po' più... Arne è un super figo. Il tipico coro danese. Wow, 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 cool. Allora, Bisio, sei pronto? No. 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 Azione! Sono a casa? Sì. Cioè, no, 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 scusate. Stop! Devi solo dire no. Però, scusa... No, 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 ma perché devo sempre dire no? Chi l'ha scritto sto copione? Bisio, riprenditi, ti va di fare questo per me? E anche per Terkel? Scusa, Elio. Ce la farai, vero? No. Perfetto, siamo con te. Fega, ma che storia, non ci sto dentro più. Da quando ho capito che sei molto fega, tu hai un sapore che mi brucia nel cervello. E guarda cosa hai fatto al mio cuoricione. Spero tu vorrai cagarmi almeno un poco e poi metterti con me, guardarmi, maledirmi ancora. Che cazzo di schifezza è? Io non lo trovo male. Si va molto prima a suonare il basso. E suonando il basso non ci sono tanti problemi di intonazione, basta accordarlo. Sono disperato, è difficilissimo cantare. Mi hai tirato un'orecchia! Diciamolo chiaramente, questi ragazzi, Rocotani che Cesareo, insomma, bravi musicisti, non c'entra da dire, ma esperienza di doppiaggio. Simpatici e tutto, però detto tra noi, anzi non vorrei che la cosa uscisse da questa telecamera, dopo tanti anni sullo stesso palco, a suonare insieme, ritrovarseli anche in sala di doppiaggio, insomma, diventa anche un po' pesante, ecco. Terkel in grosse difficoltà. Sei tu Terkel? No, cioè sì. Come mai chiami a quest'ora? Dov'è che sei? Nel bosco da solo. Sei in una palude, non andare oltre l'ombelico e occhio ai piedi, non lasciarli in giro. Ma io ho paura. Va bene, vuol dire che hai un desiderio da esprimere, ma non dirlo a nessuno, sennò ti cadono i denti. Ricordatelo tesoro e sta allegro. No, ma... Ciao, Ma tu sei Claudio Bisio? No. Ma... un'intervista? No. Dai, scusa, un autografo? No. Ma vai in TV? Tu no. Lei è solo un pazzo! Ah, è ora di pesta! Ah. E ora vi beccate anche una canzone! Vai, macchinista, che io ti seguo! E voi, pubblico, saluti e ascoltate! Chiedi a me quando sei nei guai, chiedi aiuto e la bellancia forse salverai! Da lontano, che figo non si può. Calzoni di velluto a coste e capelli lunghi, le donne vanno matte per uno come me. Ballo con le tipe e le lascio mezze morte, ho fighe dappertutto io, tirano la giacca, gridano. Io i musicisti! Sono così figo che non ci sto più dentro.